Si può pensare alla flessibilità in uscita a costo zero, come dice Assolutamente Renzi? no. Tra l'altro, come mi capita di dire via mail e via telefono alla stessa Elsa Sì. Fornero, io sono più forneriano della Fornero, Ecco. ovvero sia, dobbiamo i giovani, anzi direi tutti quelli sotto i 40 anni, devono ringraziare la riforma Fornero, semplicemente perché quello che si dimentica è che il sistema pensionistico italiano è senza tesoretto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'INPS non ha 6.000 miliardi di patrimonio investiti in azioni, Google, Apple, eccetera, eccetera. L'INPS ha 20 miliardi di patrimonio. L'INPS spende in pensioni 240-250 miliardi all'anno. Da dove vengono questi soldi? Vengono dai contributi dei lavoratori che valgono 200. Quindi, se la matematica non è un'opinione, abbiamo 250 meno 200, abbiamo un 50 che vengono dal signor Stato italiano. Cosa vuol dire? Dalle tasse. Sì. Quindi tutti i ragionamenti, in particolare dei sindacalisti, a proposito del fatto di andare verso l'uscita flessibile, che secondo me è un eufemismo per parlare di prepensionamenti, è il modo migliore per ributtarci in una situazione simile alla Grecia. Ecco, allora Quindi più o subito. meno si tocca, purtroppo ci sono è odioso che ci siano dei trattamenti privilegiati come Sì. quelli di politici e sindacalisti e dall'altra parte ci sono situazioni di lavori usuranti che dovrebbero essere tutelati, tenendo conto del fatto che bisogna tenere conto che in questo caso ci sono a una certa età il lavoro non è più possibile, quindi questo chiaramente è odioso, questa disparità è odiosa, ma dal punto di vista del futuro degli italiani e del futuro dei giovani, meno si tocca la riforma Fornero, meglio è. La riforma Fornero stia lì dov'è, Perfetto, punto, perché è il Puglisi, punto allora più stabile delle nostre sì, finanze. intanto rilevo che Puglisi ormai dice giovani con 2-3G per forzare il concetto e si è Sento più adeguato un po', l'audio. diciamo, come si dice a Roma. Non c'è questa grande relazione tra gli anziani che escono e i giovani che entrano. Oh, I giovani alleluia, oh, viva! intanto vanno formati. Sì. Per esempio, una cosa che manca completamente in Italia è quello che c'è in altri paesi del nord, che è il Apprendistato. sistema duale, cioè di permettere ai giovani, mentre studiano, anche di Sì. lavorare in base alle esigenze che hanno le aziende sul mercato, in modo tale che una volta che escono dal periodo di studi già sono nel mercato del lavoro. Qui Giusto. per darvi una cifra, nella buona scuola che ha anche degli aspetti positivi come riforma, nel sistema duale il governo ha stanziato 100 milioni. In Germania si spendono 2 Quanti? miliardi l'anno. 2 2 miliardi e miliardi conto l'anno 100 milioni. per le E assunzioni questo fa sì che la dei precari. disoccupazione giovanile in Germania è al 7%, e questo spiega anche perché vengono accolti con favore tutti questi giovani siriani. In Italia è al 40%, la media dell'area dell'euro è il 20%, cioè noi abbiamo un serio problema di mettere i giovani sul mercato del lavoro e ho l'impressione che si va spesso in direzioni opposte. Sì, voglio sentire Fantinati su questo perché la Lega, no, contro la legge Fornero ha fatto una delle sue grandi battaglie. Movimento 5 Stelle? Beh, anche noi siamo assolutamente contro la riforma Fornero che ha portato veramente Con a quali un soldi? numero. Ma io non lo so. Adesso Ma risponde Fantinati, vediamo, adesso risponde con quali soldi. sicuramente non si tratta di essere, cioè, di avere un problema di soldi. Se siamo arrivati ad un punto di non ritorno in cui la situazione è insostenibile, va risolta. Cioè, noi no, allora, non essendo noi al governo, eventualmente per le coperture, per i soldi, non possiamo farlo noi il piano, perché noi abbiamo stilato un programma su cui noi siamo in grado di trovare quelle coperture a quel programma. Ora, se effettivamente dobbiamo sistemare anche tanta gente che la riforma Fornero ha lasciato a casa e ha lasciato senza lavoro, quell'operaio di cui abbiamo Che visto prima populismo, le mamma mia. immagini. Non mi faccia spazientire Puglisi, No, no, ha detto che è un vabbè. populista lei. Vabbè, insomma, No, no, però Puglisi, populista perché devo sono fare dalla parte finire. del popolo, Ma no, ma è fai i quello. conti, ma i Allora, soldi, ma pensate ai se conti lei va pubblici, io li conti li ho fatti, 300 miliardi da una parte, 250 e 50, ma veramente, ma farsi un parlate di giro, un se attimo, lei va a Puglisi, un farsi attimo. un giro sulle situazioni che ci sono dai 50, 55, 65 anni, sono tanti come quelli che abbiamo visto finora. Pensate ai giovani. Quindi è chiaro, allora, i giovani fino ai 40
40 anni sono solo in Italia. Io la ringrazio di avermi dato del giovane. Io sono molto felice. Gliene dice solo uno che io da ingegnere, tra l'altro, io ho visto ridursi la mia pensione e so che sicuramente quando io andrò in pensione avrò davvero poco o nulla. È chiaro che tutti questi soldi sono stati fatti da una mala gestione, da dei baby pensionamenti. Questo è fuori discussione. Ma però non è possibile che i giovani adesso, le generazioni attuali, paghino degli errori di questo governo. Allora, se casi come quello che abbiamo visto ce ne sono tanti, allora se effettivamente ce ne sono tanti, come abbiamo detto, la cosa va assolutamente risolta. Ci sono tantissimi strumenti che possono essere come un reddito di cittadinanza, anche perché queste persone devono reinserirsi sul mercato di lavoro. E consideriamo che tanti numeri anche del governo Renzi, che dice che è aumentata l'occupazione, è stato anche grazie a queste persone che vanno a fare dei lavori assolutamente inadeguati dai 55-65 anni aspettando la loro pensione. Allora, una rapidissima battuta di Puglisi, poi vi porto anche sul tema evasione fiscale, perché tutto si tiene. Puglisi. Ha perfettamente ragione Veronica De Romanis a proposito del fatto che la staffetta generazionale non esiste. Bisogna aumentare i posti di lavoro, non bisogna prendere il numero di posti di lavoro come dati e mischiarli, tolgo gli anziani, metto i giovani. Questo è un paese che muore, un paese che pensa così muore, perché la questione fondamentale sono che noi avevamo 23 milioni di occupati, adesso sono all'incirca 22 milioni e 400 mila. Dobbiamo salire lì. Lì dobbiamo salire sul numero di posti di lavoro totali. E il problema, e inizialmente ero d'accordo con Fantinati sulla diagnosi della crisi, quello che manca a noi dal punto di vista della domanda aggregata, cioè chi compra, sono gli investimenti. Gli investimenti sono le imprese che sono nell'incertezza, sono terrorizzate da cosa possa succedere in termini di tasse. E non investono, sì. E non investono. Si è visto con l'IRAP nel 2014, doveva essere tagliata nel 2014, il governo Renzi è tornato indietro perché non ha fatto abbastanza spendere. Allora... Punto.